Dice Andy Udono dall'Indonesia. Welcome in Pisa, welcome in San Rossore. E ringrazio anche il giudice Francesco Cocchetti che sarà qua al mio fianco per aiutarmi in questa presentazione. Possono entrare le coppie. La coppia di Welsh Corgi Pembroke. Un applauso per i Corgi Pembroke, ben noti per essere i cani di Sua Maestà la Regina. Segugio dell'Appennino, razza italiana. Curly Coated Retriever. Cavalier Quincha Spaniel e chiude una coppia di bolognesi. Altra razza italiana. Giudice Udono che inizia la sua valutazione e quindi prende il via il Best in Show della Nazionale organizzata dal gruppo cinofilo di Lucca. Corgi Pembroke, quali sono le caratteristiche caratteriali di questo cane? Sono cani da pastore, quindi è nota questa razza per essere amata, così il cane, il beniamino, l'ospite di casa della regina Elisabetta. È una razza abbastanza conosciuta, bene allevata, specialmente nel Regno Unito. E quindi diciamo che la regina Elisabetta ha dato una bella spinta all'allevamento di questo cane, giusto? Sicuramente, sicuramente. Bene, un up and down per i Corgi Pembroke sotto l'occhio vigile del giudice Andy Udono, uno di quelli che viene da più lontano per questa. Sì, Andy Udono è un giudice indonesiano, alleva a tutt'oggi Doberman, anche se nasce come allevatore di Chihuahua. E quindi un giudice espertissimo presente per questa Expo Internazionale Canina di Pisa 2016 qua a San Rossore. Segugio dell'Appennino. Ce lo dice il nome, da dove nasce la razza. È una delle nostre bellissime 16 razze italiane, fa parte del sesto gruppo, quindi una razza da caccia. Questi sono due soggetti molto omogenei. È una razza che si sta diffondendo parecchio e che sta riscuotendo anche buon successo perché sono degli ottimi cacciatori. Ed ecco invece un altro cane non molto diffuso, credo. Non è una razza diffusa, fa parte dei Retrievers. Il nome lo prendono dal mantello, che vedete è un mantello così ricciuto, ecco perché viene chiamato Curly Coated Retriever. Veramente bello, davvero davvero bello. Prossimo binomio, anzi terzetto tra coppia e handler. Ecco, questa è una coppia di Cavalier King Charles, anche questa è una razza molto diffusa, proviene anche questa dal Regno Unito, fa parte dei cani da compagnia, quindi la funzionalità principale di questi soggetti appunto sono quelli di cani da compagnia, quindi i migliori compagni dell'uomo. Lo sono anche ovviamente cani di altri gruppi, però diciamo questi sono quelli più, come si dice, più domestici. Esatto, sì. Amabili con i bambini oltretutto. Una razza italiana, il bolognese, la vediamo raffigurata già dalla fine del 1400, inizio del 1500, negli affreschi del Caravaggio. Il Caravaggio dipinge in una gondola il bolognese, quindi già da lì capiamo l'utilizzazione di questa razza. Subito come razza da compagnia era in gondola anziché essere nelle strade a camminare. Bene, grazie giudice Cocchetti, ancora un giro
per richiesto da Andy Udono prima di decretare i primi tre della classifica della categoria coppie. Possiamo anche fare un applauso a questi cinque finalisti. Ci siamo. I primi tre. The third one is Bolognese. Il Bolognese al terzo posto. Complimenti alla signorina, la giovanissima signorina con i suoi due bolognesi. The second spot is for Cavalier. Il Cavalier al secondo posto. E il vincitore è, the winner is Carly Cotter. Questo magnifico Carly Cotter. Bellissimi veramente. Complimenti alla signora che ce li ha presentati e che adesso li farà salire sul gradino più alto del podio per la consueta foto. Si possono preparare intanto i gruppi di allevamento. E si prepari anche il giudice Givons.